così tu fai film? Produco film per il cinema, sì. Niente TV. Non sono puttanate. Lui ha prodotto il tuo film preferito. È vero. È anche il mio preferito. Tu cosa preferisci? Lo Jedi o l'Impero colpisce ancora? L'Impero? Bestemmia. Lo sai, lì, i film che vincono tutti quegli Oscar io non li sopporto. Sono tutti roba da casa di cura per anziani, non trovi? Sono perfettamente d'accordo con te. Ha ragione. Sono tutti film invedibili, fatti su storie di libri illeggibili. Mad Max, quello è un film. Mad Max e Life. Mad Max. Ah. Hai mai visto quel film? 2001 Odissea nello spazio? Diretto da quel regista pazzoide, Stanley Kubrick? Una cosa ambientata nello spazio, assolutamente senza senso, ma affascinante. Ora, la cosa su cui dobbiamo lavorare è questa. Bene, è ora di andare. È ora di un film di cowboy che si unisce alla mia banda. Pellicola italiana. Il buono, il brutto e il cattivo è un film. Rio Bravo è un film. E tornare a casa chiusi in un sacco è un vero film. È l'unico film con le palle che meritava un sacco di Oscar dopo Il cacciatore. Non ci posso credere. Ti sbagli. Senti, non... lo dici a me che sono un esperto di cinema. Ma dai. Ah, che ne sai? Qui davano solo film russi pallosissimi. E poi arriva quello, ti ricordi? А я недавно фильм про болезни смотрела. Теперь помидоры не употребляю. Forse faranno un film sulla sua impresa. In effetti, è esattamente quello che ha pensato Joseph Goebbels. Si intitola Orgoglio della Nazione. È bellissimo, è grandioso. Ottime riprese. È una porcheria. Non ho mai visto robaccia del genere. È semplicemente rivoltante. Davvero, per certi versi è un pasticcio insulso e incompiuto. Le scene con i carri armati non mi hanno annoiato più di tanto. Ma tutta la seconda parte è un vero disastro. Come al solito viene disarcionato, il cavallo lo butta giù. Ecco. Adios. L'Impero ha un finale migliore, intendo... A Luke viene amputata la mano, lui scopre che Lord Fenner è suo padre, Yann viene ibernato e portato via da Boba Fett, un finale che t'ammazza. Insomma, questo è la vita, una serie di finali duri uno appresso all'altro. Invece lo Jedi è solo una massa di pupazzi. Hai nominato Grotesque prima, ma sbagliavi, era su Grotesque parte seconda che hai visto Karen Flores. È stata anche la protagonista di Viscide creature 1, 2, 3. Li hai visti? Io avrei un'idea per un nuovo film. Una banda di psicopatici si impossessa della baita di Babbo Natale. Beccate questo. E solo Lee Majors riesce a fermarli. La notte in cui la renna morì. Interrompiamo il film per scusarci di questo attacco arbitrario da parte di un film di seconda visione, ma eravamo preparati a questa eventualità e stiamo facendo i passi necessari per rimediarvi. Grazie.